6 anni di crisi per l'edilizia e ci troviamo in un momento in cui comunque abbiamo una situazione per la quale Bergamo, che è sempre stato il riferimento dell'edilizia a livello nazionale, sta guardando un piano che vada un po' oltre in maniera da far ripartire l'economia di questo settore. È un settore che ha perso purtroppo un PIL che, racchiudendo anche tutta la filiera, è passato da un 25,8% a un 13,1%, 25,8% del 2006. In questa situazione abbiamo pensato che, considerato anche la situazione attuale, che peraltro abbiamo fotografato con uno studio approfondito del CRESME sulla nostra provincia di Bergamo, si è pensato di costruire un progetto proprio per un rinascimento urbanistico a Bergamo, un progetto dove ci siano dei modelli, dove Bergamo, come imprenditoria dell'edilizia, ancora una volta vuole essere punto di riferimento per rilanciare una nuova economia, dei nuovi modelli. La riqualificazione del territorio, riqualificazione urbano e quindi anche del dissesto idrogeologico, integrati fra di loro, con sicuramente un metodo completamente nuovo che deve prevedere la rete tra pubblico e privato, l'integrazione fra le imprese e il mondo istituzionale. E nell'ambito di questo un progetto che preveda l'utilizzo delle poche risorse che ci sono. Sappiamo benissimo che da parte del governo non ce ne sono e di risorse non ce ne ha date, ma attraverso le risorse dei privati, le poche del pubblico e soprattutto l'utilizzo dei fondi europei, dobbiamo riuscire a far partire il settore. Non scordiamo che qualsiasi cambiamento avviene nel nostro territorio passa attraverso un'economia che è l'edilizia.